Buongiorno, bentrovati gentilissimi colleghi e colleghe. È arrivata la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale, la 18E del 17 settembre. 64 pagine con annessi, quesiti e risposte ai quesiti che danno alcune conferme. Soprattutto un paio di passaggi sono sicuramente interessanti per delle precisazioni. In buona sostanza non ci sono stravolgimenti rispetto a quelle che sono le indicazioni che ci siamo un po' così scambiati e per le quali ci siamo confrontati nei vari incontri. E importante è una delle cause che non consente di aderire al CPB è quello dei debiti tributari per somme e importi pari o superiore a 5.000 euro. Al punto 2.1.1 la circolare fa chiarezza e dice: caro contribuente, se tu, cristallizzando una data, al 31 dicembre 2023, avevi debiti tributari complessivamente derivanti da cartelle e quant'altro pari o superiore a 5.000 euro, non puoi adire al concordato. Attenzione, perché questa stessa precisazione l'agenzia dà uno spunto ribadendo che è vero che quest'atto è stato notificato entro il 31 dicembre, ma tu avresti potuto presentare ricorso, c'è un giudizio pendente. Quindi qui non siamo di fronte a un debito tributario ancora certo, o magari hai iniziato una rateizzazione, questa somma quindi già si è ulteriormente ridotta. Quindi andiamo a verificare con attenzione questa condizione e soprattutto la circolare precisa. Tu puoi sempre ridurre questo debito sin sotto la soglia, in qualsiasi modo, prima della presentazione della istanza della domanda di accettazione del CPB, e quindi non è prevista come causa di esclusione. Al 2.1.2 si parla dell'assenza di condanne. Questo è qualcosa che abbiamo già visto. Sappiamo bene che da questo punto di vista bisogna prestare particolare attenzione. E sulle cause di decadenza, di cessazione del CPB, l'agenzia non fa altro che ribadire argomenti già trattati. Se sei in presenza di una cessazione di attività, se sei in presenza di una trasformazione, attenzione su uno dei quesiti, domanda-risposta. Anche cessione di ramo d'aziende è inquadrato come appunto casistica straordinaria. E soprattutto attenzione a quello che è materialmente il superamento dei limiti con la maggiorazione del 50%. Quindi in questo l'agenzia vuole appunto essere più precisa. Importante ed è utile perché viene fornito anche materialmente un conteggio preciso è quella che è l'imposta sostitutiva che sappiamo bene può essere applicata da chi aderisce al concordato preventivo biennale per l'incremento del reddito tra quello dichiarato nel 2023 e nelle annualità successive 24-25. Qui entra in gioco, ma lo sapevamo già, e gli indici ISA, le famose pagelline. Se tu hai un voto, perdonate che lo definisco così, pari o superiore a 8, avrai una tassazione, questa imposta sostitutiva al 10%, sale al 12% per chi ha da 6 a 8, si innalza ancora di più la percentuale al 15% se hai un risultato che è inferiore a 6. E viene definito anche con un esempio minuzioso, scritto bene, come questa, parte incrementale viene determinata ai fini della tassazione. Su quello che riguarda invece la possibilità di aderire al concordato, soprattutto per regime forfettario, viene chiarito certamente che il forfettario non deve essere un'attività iniziata nel 2023, perché questo sappiamo bene ci consente di aderire a questo regime premiale. E sulle risposte ai quesiti ci sono due informazioni sicuramente utili, importantissime. Una per quanto riguarda l'esercizio di più attività, assolutamente è prevista la possibilità,
per quello che riguarda l'applicazione del concordato preventivo, ma soprattutto la risposta al quesito 6.5 in merito alla compilazione dei campi relativi al CPB. L'agenzia risponde, e non me ne vogliate, preferisco leggere il testo originale, si conferma pertanto che tante informazioni dovranno essere compilate solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB. Abbiamo sgombrato finalmente il campo, ho quel dubbio, devo sempre compilarlo nel modello redditi, ma come faccio, come mi comporto, eccetera. Quindi questo è sicuramente un chiarimento graditissimo. La risposta alla 6.10 è utile precisare per i forfettari. Qui viene ribadito qualcosa che già avevamo analizzato. Tu, forfettario, superi, splafoni i 100, esci dal forfettario, ma non i 150, rimani nel concordato preventivo biennale. Altra risposta che riguarda i soggetti che adottano il cosiddetto regime trasparenza, no? E qui viene ribadito che andrà tutto ripartito in capo ai soci. Invece mi preoccupa una risposta, la 6.18, sulla compensazione di perdite. Attenzione perché se si decide per l'imposta sostitutiva, l'ultima parte della risposta dice che nulla rileva, e questo è particolarmente doloroso per il contribuente, quelle che sono le pregresse perdite dei periodi. E quindi dobbiamo attenzionare questo, diciamo così, periodo, perché perdite pregresse e perdite periodo non rilevano se optiamo per questa modalità. Quindi l'invito è dare sì una lettura a questa circolare, ma sappiamo bene personalmente che questo concordato preventivo così strutturato non avrà, secondo quelle che sono statistiche a livello nazionale, un grande appeal. Vi ringrazio veramente per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro.